Eccoci qua, secondo episodio della Luck Mod. Senza tanti indugi, iniziamo. Quindi selezioniamo Symphony of the Night, sempre con l'illustrazione della mitica, credo, Hayami Kojima. E skip, 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 perché l'abbiamo già visto. Andiamo nel nostro salvataggio, che non ho, di cui non sono andato avanti. Siamo sempre alla Cappella Reale, proprio dove ci eravamo lasciati. Questo walkthrough deve essere sempre più preciso. Oggi mi sono risegnato dopo tanto tempo gli altri incantesimi. Adesso intanto sto gestendo la chat, perfetto. E andiamo, adesso voglio vedere quanti MP ho. Ah sì, che ho fatto la schermata nera per sbaglio. Allora, gli MP che ho, dove sono? Ne abbiamo 55, perfetto. Quindi possiamo anche eseguire la mossa più forte del gioco, che ho segnato proprio qui. Perché abbiamo... si dovrebbe fare così. Ecco, Soul Steal. Praticamente cosa succede? Adesso perché non c'era nessuno in campo. Ma dovrebbe colpire tutti i nemici a schermo. Vuoi salvare, no? Perché era solo per ricaricare la magia. Poi abbiamo, vabbè, adesso le vedremo piano piano. Hellfire, lo conoscevamo già, vabbè, andiamo avanti. Le altre non si possono tenere. Hold, 1, 2. Esatto, il Tetra Spirit, fortissimo. Aia, devo stare attento. Com'è che si fa il Tetra Spirit? Abbiamo detto, tengo premuto. Su. E fino a giù, praticamente. Una mezzaluna, ecco. Fortissimo. Se già era forte quello singolo. Questo l'abbiamo massacrato. 1, 2. Un po' come Guile, carica. Dopo gli altri non li possiamo eseguire tutti perché... Ecco, massacrato. 1, 2. Cioè, adesso andiamo... Molto tranquilli con queste magie. Il coltellaccio. E cos'è? Andiamo a vedere. Sicuramente è scarso. Ah. 1, 2. Tetra Spirit. E fa cadere giustamente sta roba. Porca miseria. Shottato così. Non male come inizio. Non male. Però vabbè, dai, vi ho fatto vedere un po' di robetta e adesso, visto che non me la devo rispiegare, andiamo veloci. Caspita, mi ricordavo che toglieva una sbaccola quello, ma... come si poteva distruggere? Non mi ricordo assolutamente. Mi sa che si può distruggere, va bene. 1, 2, Tetra Spirit. Ok, level up. Questo tra i pugni va via. 1, 2. Ah, lì c'è lo shuriken da prendere. Questo io non... Ce l'ho la forma ombra, no? Abbiamo solo... Poi c'è... Mezzaluna quadrata. Ah no, non ce l'ho ancora lo scatto del lupo. Vabbè. 1, 2. Non si può distruggere, no? Ma se io saltassi così, tranquillamente, perfetto. Ma forse che ho fatto un salto un po' strano. Comunque. Ecco, qua c'è una sala... Ah no, non è qui. Pensavo ci fosse quella sala controversa che vi volevo far vedere. Qua possiamo salire, no? Dove siamo? Sì, forse qua si poteva salire. Oh, cavolo vuoi tu? C'è la stanza con la spada.
Questa conviene sconfiggerla, che adesso devo caricare un po' gli MP. Aia, 1, 2. Perfetto, spada burattina. E andiamo qua. Ok, Knight Shield, infatti scudo cavaliere, me lo ricordavo, che è un po' più forte. Ci dà una difesa di 10, perfetto. Quindi vediamo gli incantesimi che abbiamo sbloccato. Metamorfosi oscura, fuoco infernale che è il solito, 4 spiriti. Poi quello che adesso non ho rifatto perché siamo morti è Soul Steal, che ricarica la vita, che adesso riguardo come si fa perché... Ah, indietro, ok, Madosca, è tipo così, vediamo. No, aspetta. Da questo, io sono da questo lato, devo fare... Ah, no, ecco perché non mi viene, perché non c'ho 50 MP. Cioè, ce n'ho 50 in totale, ma... Quindi o lo posso fare a barra piena. O niente, aspetta, io volevo andare di qua prima. Dall'altra parte di... che pappe. Vabbè. Facciamo così, resetto la stanza. Uno... No, facciamo il Soul Steal a sto punto. No, aspetta, sì, so di qua. Prima mi era venuta al primo botto e... Indietro, mezzo... Ecco. Vedi, ma non ha inflitto molto, però... Insomma. Aspetta, se faccio l'Hellfire... Se tengo premuto su, fa le bolle giganti, esatto. Vabbè, era per vedere gli incantesimi. E questi erano gli incantesimi. Andiamo avanti. Qua cos'è che c'era? Sì, qua ci sono gli occhiali, occhialetti. Eravamo nella stanza di prima, ok. No, avevo sbagliato. Uno, due. Perfetto. Era per prendere gli occhialetti che... cos'è che facevano? Li possiamo mettere da qualche parte. Anziché gli occhiali da sole. Comoda protezione oculare. Ma non cambia niente. No, mi aumenta l'intelligenza di 5. Ottimo. Le altre stat rimangono così come sono. Vado un attimo sulla chat per vedere se è tutto regolare, visto che ormai gli incantesimi li sappiamo tutti. Poi ne mancano un po', tipo la carica del lupo, che in teoria è mezzaluna quadrato, perché non mi fa... Vabbè. Abbiamo un altro spectator. Ok, qua c'è la sala del confessionale, che è una delle più controverse. Mentre io mi siedo. Ops, e arriva un tizio. Nella versione giapponese parla pure il tizio, in verità. Ah, non arriva nessuno, fantastico. Se io vado qua, arriva questa a confessarsi. E non succede niente, cioè io ho controllato in questi anni se questa stanza avesse un senso. Perfetto, non cambia nulla. Poi io rivado di qua. E ho visto che nella versione giapponese il prete dice qualcosa. Che tra l'altro non sta arrivando il prete. Boh, mi pare strano. Provo a resettarla un attimo. Ecco. Rest your weary Ah. soul here. May the Father, the Son, and the Holy Ghost be with you. Amen. Amen, e mi lascia un qualcosa. Boh, non mi lascia niente. Tipo, adesso lei è cattiva.
Vedi? E c'è sto rischio, vabbè. Comunque ti dava una grappetta il prete, come quello vero. Anche a me da piccolo mi dava la grappa il prete. Vabbè. Un classicone, quindi. Sarà un oggetto di... è comunque un oggetto di recupero. Quindi qua cosa c'è? Skellerang. Ah, che bello. Ai ai ai. Oh, guarda che mi infliggi tanto, eh. Oh, ma... Fammi andare... Oh! Sono stati attenti, perché comunque gli HP non ce l'abbiamo tanti. Sbagliato. Quasi arriveremo dopo. Stare un po' attento, perché sto pezzo con poca vita non è mai il top. Ecco appunto. Questo lui più che altro è una palla. Poi da qui salti qua. C'è un altro corvo, se non sbaglio. Anche lei dà un'arma forte, mi ricordo, quello spirito, la guardia alata chiama. Ah no, la guardia alata è... Mi ha droppato qualcosa lei, no. Qua ci sono le spine, giusto, qua ci dovremmo tornare con la corazza spaccaspine. Adesso un attimo mi ricarico gli MP. Facciamo un so no, Soul Steal non conviene adesso. Sparo le sferozze. Va bene, andiamo avanti. Ah, devo andare di là sicuramente. Chi è costui? Corvo blu. Ottimo, max vita. Meglio di così non me la ricordavo qua. Qua pozione pot. Qua c'è una corazzetta, speriamo sia utile. Busto d'argento. Eh sì, ci dà qualche difesina in più, ma perdiamo l'abilità di essere immuni alla pietrificazione delle meduse, ma a noi non ci interessa. Aia. Oh, stiamo calmi, eh. Possibile mai? Alabarda addosso. Perfetto.
No, il sale non lo voglio. No, prima volevo dire cosa c'è qua sotto. Ah no, finiva qua. Finiva proprio qua il livello. Ma alla fine, a parte il primo episodio, che ci abbiamo avuto alcune problematiche, Dircone fa qualcosa, no? È solo vendibile. Problematiche nel senso che si parte sempre molto, molto piano con questa modalità. Già il secondo episodio è molto più scorrevole perché siamo ben equipaggiati. Qua c'è un boss, se non sbaglio. Vabbè, semplicemente. Io che mi ero preparato per chissà cosa. L'abbiamo riempito di botte. Oh, ancora regge? A posto, un pugno nella faccia, anche il grifone. Questo è un altro dei boss obbligatori nella run che poi faremo con Richter, perché ecco. You look like you're doing well for yourself. And you didn't come here to flatter me. True. Do you know the name Richter Belmont? Magari fosse così. Belmont, of course. Invece lui Why? si ricorda di He disappeared about a Trevor. year ago. O I'm sure he's Simon. here now. If you see him, please let me know. As you wish, my lady. A gentleman after all. Thank you. Poi sarà un tormentone di questa live il fatto che io non sopporto che lo sprite di Richter non è aggiornato. Magari fosse come quello mostrato nei pensieri. Oh, perché si è velocizzato? Di Maria. Ai 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 ai. Oh, calmi, eh. Oh, siamo molto calmi. La Bibbia è molto forte, molto utile. Ah, qua c'è il salvataggio. Excellent. Già mi prendeva un po' il panico. Perché qua è un attimo che tocca rifare tutto da capo. Oggi dai, facciamo un bello streamino fino alle 8. Poi dopo devo andare. Arca miseria. Qua facciamo tutto il torrione preciso, vediamo cosa c'è. Ah, una sciamara? No, il coltellaccio. È vero, non ho controllato quanto faceva sto famoso coltellaccio. Spada della Marina Britannica, quindi tutto vero. Sì, comunque siamo nel nostro mondo, eh. Potenza, sì, abbiamo statistiche veramente molto basse ancora. Però grazie alle magie. Oh, perfetto. Esatto, dobbiamo prendere quel pendente lì sopra, che è il doppio salto, che è molto molto utile. Cosa ho preso? Ah, i diamanti, quasi li tengo. No.
Cioè, guarda, li sciottiamo gli ascieri fortissimi. Torrione del castello, perfetto. Prima di andare dritti, volevo andare qua e prendere il doppio salto. Quelli sono gli uomini pulce che cavalcano dei gabbiani, non lo so. Oh, calmi, eh. Ma quanti sono in questa mappa? Saltapietra, ovvero, cioè non che tu. Ecco, vedi? Il mantello diviene per un attimo un'ala, perfetto. Poi lo leggiamo perché noi leggiamo tutto. Fa saltare il doppio, senza tanti complimenti. E che vi devo dire? Sì, anche perché si può tornare indietro senza saltapietra, no, vero? Qua non c'è nessun muro nascosto. Quanto ci manca per salire di livello? 135, quindi non manca tantissimo in verità. Ah, questa che. La Tearfing, cos'è che faceva? Era forte? Però c'era un modo per riordinare. No, ho sbagliato. Oscura dannata, perché vedi, porta l'attacco a zero, ma questa è una di quelle che ci devi fare delle gabole. Adesso non me la ricordo, sinceramente. E andiamo avanti. Esatto. E sblocchiamo il teletrasporto per poter tornare, visto che abbiamo il doppio salto dall'altra parte. No, volevo dire una cosa. Sì, dopo c'è una gabola da fare, adesso non la facciamo adesso. Qua sono all'inizio proprio, sì. Eh sì, no, la facciamo un'altra volta. E siamo lo scorpione, che è la torre dall'altra. Volevo fare una cosa, prendiamo l'ascensore, voglio vedere se questo trucchetto è ancora possibile, che non lo sapevo e l'ho saltato, allora. Ah beh, adesso possiamo prendere innanzitutto questo, che ha il max vita del totem. Un volto petigno, lì bellissimo, un piccolo sprite. Anche qua posso andare, vero? Oh, ora posso andare ovunque. Se andiamo nell'osservatorio in basso, ci dovrebbe essere un po' il nostro amico. Sì, ma è scarsissimo sto attacco. Uno, due. E quanto ci ha dato? Ah, pochissimo. Vabbè. Volevo dire una cosa, ho sbagliato. Beh, non l'ha colpito. Ecco, all'osservatorio qua sotto ci dovrebbe essere una gabola. Vedi, noi vediamo il gabbiano che va lì. No? Questa sembra una roba molto alla Dark Soul, diremmo oggi. E sta lì a non fare niente. Aspetta, qua posso ricontrollare, no? Ah, sì. Sto giro chi c'è?
Ecco, ma ha vibrato il joypad perché lui è andato via e ha lasciato i pargoletti lì. Io intanto ho fatto questa animazione del telescopio che non è necessaria per il trucco. Quindi mi ha vibrato il pad e vado via. Torno ne nell'altra area. Tornando giù, c'è un'altra iterazione di questo gabbiano. Povero gabbiano, un'aquila, non so che animale sia, mi piace pensare. No, poi il gabbiano c'ha il becco più pronunciato. Appena mi vibra il pad posso andare in teoria. Ecco, mi ha vibrato. Perfetto. Torniamo alla sala. E cosa succederà stavolta? Li cova un altro po'. Perché questo trofeo, perché è anche un trofeo. Ah, questi si sono schiusi, infatti sono marroncini. Noi andiamo ancora su. Vabbè, questo è un walkthrough veramente esagerato. E cosa succede? Dovrebbe essere l'ultima questa, non so quante ce ne sono. Non più di 5 sicuramente. Siamo alla terza o quarta. Adesso le uova sono già schiuse, se non sbaglio. Gli ha dato da mangiare, credo. Adesso cosa succederà? Ah, gli dà da mangiare un'altra volta. Però adesso è spostato. Non è centrale come nell'animazione di prima. Va bene. Qua si può sempre guardare qualcosa. Ah, sì, c'è di nuovo il nostro amico che conosceremo più avanti. Ok, dovrebbe essere l'ultima animazione. Ah, li ha visti? Sono cresciuti, guarda, adesso ci avevo fatto caso. Questo è proprio il walkthrough, il pezzo più interessante di Star Run, praticamente. Perché io finché non mi vibra, non posso passare alla fase successiva. Ecco, ha vibrato, è andato via. Perfetto. Adesso sono grandi. Dai, ne mancheranno un altro paio. Sono cicciottelli sto giro, eh. E quindi? È finita qua, non mi ha vibrato stavolta il pad. Chi c'è stavolta qua? Il nostro amico. Ah, non si può skippare sta storia qua. Il Caronte. Ok, dai, il prossimo sarà l'ultimo. Eccoli, sono giganti. E se ne vanno e si ricomincia. Vita da uccelli. Beh, voi sicuramente ce l'avete annerito perché i trofei sono privati, non so perché. Vita da uccelli. Poi c'è un'altra gabola molto bella che vedremo non qua. Perfetto, abbiamo anche sto trick, ce lo siamo tolti. Adesso che abbiamo il doppio salto, possiamo accedere alla fantomatica torre dell'orologio. Il mio luogo preferito di tutto il gioco. Poi andiamo a salvare sopra perché c'era il salvataggio.
Qua c'è il boss. Perfetto, sono contento che abbiamo fatto anche sta robetta qua. Quindi non abbiamo saltato niente. Vediamo gran parte del gioco con questa run. Qua c'è il doppelganger. Eh sì, dai, prendiamo l'ascensore. Però arrivo a metà, perché voglio vedere una cosa. Ma aspetta, di che luogo è? Ah, è la biblioteca, no? Invece adesso andiamo alla biblioteca col doppio salto, eh? Eh sì, perché forse possiamo accedere a un'altra situation. No, quanti soldi c'ho? 2000. Sta musica si dovrebbe chiamare Wood Carving Partita. È una di quelle che ascoltavo sempre, bellissima. Qui andiamo sotto, non ci interessa. Eccolo, sapevo. Usiamo l'antimaledizione. Usata. E tira pugni. Ok, si deve ancora triggerare. Da 57 per il prossimo livello. Cioè ormai neanche i libri ci fanno più male. No, infatti forse per lì no, però qua ci possiamo andare, perfetto. Io spero che... ok. Spero che qua ci sia il famiglio. No, c'è un salvataggio. Perché c'è un salvataggio qui? Che senso ha? Pensavo fosse quello del famiglio, vediamo. Game più demos. Ma che cavolo sta dicendo? Twitch è impazzito. No, ma gli ha dato qualcosa di pregiatissimo sicuramente. Mi ha lasciato il drop, che stolto che sono. Ah no, c'era questa parte della biblioteca interessante. Ron agli uomini pulce, che ha fatto bene a darmi il salvataggio, perché... Oh, il le... Oh, questo è il Lesser Demon. Oh, sei matto. Ah,
Non so, mi vibra il pad, spero che non faccia un attacco off screen fortissimo. Uno, due. Oh, è invincibile mentre fa quella roba lì. Oh. Ok, è morto quando fa così. Oh, l'abbiamo vista brutta, ma ce l'abbiamo fatta. Fammi vedere una cosa sull'app di Twitch intanto che cammino, perché mi dice che sto giocando a demo, ma non è vero. Chi è Zappinger? Ok, no, per capire, spettatori 1. Gestione streaming, perché mi dice che sto giocando a una demo, ma io ci tengo a far sapere che sto giocando a Castlevania. Ah, comunque qua andiamo a prendere la forma nebbia, se non sbaglio. Takemitsu, ah no, Onice. Ah no, non è vero. Dov'era la forma nebbia? Non mi ricordo. Gioco di avventura, picchiaduro. Beh, Castlevania, minimo. Castelferretti, qua c'entra. Vabbè, siamo capiti. Qua infatti possiamo andarci solo con la nebbia. Fammi pensare. Ok. Che nervoso questi. Poi lui, anche lui è un mostro classico di Castlevania, perché è sempre affiancato dalla creatura di Frankenstein, perché gli sta sulle spalle praticamente. È una coppiata. Ah. Non posso andare oltre. Però qua sì. Bravo, vattene. Faccia di pietra, che non si può dire. Vedete? Qua non mi ricordo cosa succedeva. Te ti puoi sedere ogni tanto in sto gioco, no? Ok. Qua? No, volevo vedere qua però, guarda, se tu... Ah, ecco, se spingi, puoi attraversarlo, esatto. Anello topazio... Oh, la mazza sacra. Pensavo di trovare altro, sinceramente. Fammi un po' vedere. La mazza sacra. No, non è quella che pensavo. C'ha un attacco particolare. Poi guarda che bella. No, ho sbagliato. No, non ha nessun attacco particolare. Però ancora il super pugno e rimane il migliore. Anche se quella arriva un po' più lontano.
Invece faccia di pietra, che non si può dire sta parola. Cos'è che fa? Antica maschera di pietra. Che sia questa una JoJo reference. Vabbè, ci dà un po' di difesa in più e noi ce l'accogliamo. Eh sì, perché finché non abbiamo la nebbia non possiamo andare oltre. Aspetta, voglio... 1, 2... Ok, oltre che salire di livello... Capire cos'era quel drop dell'altra volta, magari era qualcosa di buono. 1, 2. Vediamo, 917. Vabbè, dai, dà abbastanza cose. Ah, perché Duron si potenzia. Vabbè, salviamo. No, è un peccato, magari era un'arma di quelle particolari, però duro non dovrebbe droppare niente di che. Possiamo controllarlo dal bibliotecario volendo. Ma adesso non stiamo qui a capire. Corazza Fero. Forse lo devo colpire mentre Duron si potenzia, chissà. Che ha il drop solamente perché ci sono di ste gabole, non credete. Ok. Pensavo ripristinasse anche i cuori, invece no, come... Vabbè, abbiamo fatto un po' di soldi anche, beh, 3.000. Ci sono le robe forti, anche 10.000 così. 1, 2. Dai, potenziati. Vabbè, di sicuro non era niente di che. Vogliamo fare il Soul Steal, vediamo. No, sì, ciao. Ok, no, era giusto per capire, però mi roga un po'. 1, 2. Vabbè, salviamo e andiamo. Comunque da troppo gusto usare tutte ste gabole qui. E niente, sì, potevamo accedere a questa nuova area. Poi, se non sbaglio, basta. Perché dopo... Vediamo se possiamo comprare qualcosa... dal nostro friend.
Young Master Alucard, how may I serve? How about this? Voglio andare su Duron. Dov'è? Uomo pulce, forse. Cos'è che dà? Ah, la Takemitsu, quindi era già una roba che avevamo. Ah, sì, che questo si chiama Cthulhu, no? Poi c'è uno che assomiglia di più a Cthulhu e si chiama Malachi. E non ha senso, secondo me. Guardia alata, scudo di ferro. Invece libro magie da niente. No, io volevo vedere chi è lo spadaccino. Beccatoa, coltellaccio. Niente di la manna. Arma duro. Lui dà una cosa misteriosa. Ecco, Duron cos'è che dà? Ah no, e allora se non l'abbiamo sbloccato è la Takemitsu che ci abbiamo già. Guardia armata, coltellaccio, va bene. How about this? Cosa c'è da comprare di bello? Ci abbiamo 4000. Compra spada. Niente, tutta la spada di... cavolo. 10.000 ci sono le spade, queste qua. Denominata Harper, non me la ricordo per niente. Sì, che dicevamo che c'è l'anello. Corazza di ferro. Busto di diamante, fortissimo. Kappa Efica ce l'abbiamo. Questo dà un po' di stat alte. Oh, l'anello mistico dà un po' di tutto. Il duplicatore. Mappa castello. Vabbè, io compro la mappa castello. Thank you. E l'anello mistico. Così spendiamo tutto. Già che ci siamo, tanto non ci torneremo mai più. Ci dà un po' di tutto. Anelli con poteri sacri. Va bene. E cos'è che ho comprato? Ah, la mappa castello. Perfetto. Infatti adesso dobbiamo andare di sopra lì. Allora, il famiglio è in quella parte, in quei due scacchetti ancora inesplorati della libreria, perfetto. Mi sto digerendo ancora, perfetto. Andiamo. Andiamo, 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 dai, dai, dai. Chi è? Chi osa? Erba malefica. Qua non proprio niente, vero? Neanche con il lupo. No, perché cade verso il basso. No, volevo dire che di sopra abbiamo già fatto tutto. Sì, dopo manca solo quando possiamo andare più in alto. No, non c'ho voglia di usare la maledizione. No, invece la uso perché voglio massacrare. Uno, due. Ah no, però le mosse speciali non possono fare.
Perfetto, e anche la libreria abbiamo progredito un pochetto. Loro non danno niente, però ecco, adesso sarà l'agonia adesso fare tutto con... Tu dirai, mettiti l'altra corazza, no? Dici, sì, infatti, può darsi la metterò, però adesso quasi essere meglio petrificato a volte che altro. Qua andiamo alla torre dell'orologio, perfetto, dove ci sono i famosi Lord Teschio, quella gente lì, no? No, questo sarà più utile. Qua c'è il salvataggio, mi ricordavo. Dai, oggi abbiamo fatto diversa roba carina. Comunque sì, stavo impostando su Twitch. Che non so perché mi dava che giocavo a games e demo, invece ho messo retro gaming, che anche se un po' forzatamente, perché io questo, boh, sì, alla fine è più corretto dire retro gaming, ma boh, mi fa ridere, boh, mi pare l'altro ieri che ci giocavo. Però alla fine, ebbene sì. Stella fatale. Ah, lì ci sono delle cose interessanti da prendere. Dai. E te pareva. Vabbè che adesso li abbiamo sconfitti tutti. Proprio. Ah no, perché qua cambia adesso, che pappele. Vai, let's go. Questo non serve a niente. Oh, adesso sì che ci si diverte. Madonna che palle la torre dell'orologio. Tutte le torri dell'orologio. Anche su Super Mario 64. So belle esteticamente, ma è una balla. Ah, qua c'è un trick. Ma non lo so fare, mi dispiace. Che praticamente tu rimbalzando in alcuni candelabri sospesi, no, puoi riuscire ad arrivare da un luogo senza il volo, ma a noi non ci interessa. La Pia la uccidiamo subito. Oh. Bellissimo sprite. Allora, qua ci sono degli ingranaggi colpibili. Ok,
Oh. Ho sbagliato. Ah, cazzo, l'avevo fatto giusto, maledizione. Ok, ha fatto click. Inutile dire che lo devo... è la parte giusta. Ok, già fatto click. Per aprire questa porta qua devo attivare anche gli altri due di questa stanza. Perfetto, click. Manca l'ultimo. Non si è aperto, vero? Non ci posso credere, non ci posso credere che con la bombetta siamo riusciti. Perfetto. Si è aperta. Elmo d'acciaio, busto d'oro, mazza stellata. In italiano mi fa morire. Allora, busto d'oro, sta forte. Sì. Cazzo, l'oro è meglio dell'argento in tutti i situation. La mazza stellata invece, ho capito che mossa è. Vabbè, la faccio vedere perché è molto figa. È della categoria mazza. Ma fa una mossa? Non fa nessuna mossa speciale? No, vabbè. Non mi pare facesse nessuna mossa particolare. Forse se colpisce in una determinata maniera, vabbè. Cioè adesso shottiamo tutti alla faccia delle statistiche abbassate. E non ci fanno neanche niente. Dai. Qua non mi ricordo cosa c'era. Oltre alle bestemmie. Qua mi ricordo che si rompeva qua, ovviamente. Siamo bravi. Ci droppa un'arma non forte, fortissima. Va? Io infatti lo farei un po' di volte. Di solito nei video che guardo ci vogliono 5 minuti. No, ho preso il sale. Ah. Cioè lui basta che vai qua e si rigenera. Il Cloaked Knight praticamente. O due. Uno, due. Oh, non mi viene. Ci dà proprio la sua arma, che è questa spada, che anziché colpire normalmente... Dai, cavolo, ci abbiamo 100 di luck. Ma
colmo sarebbe che cade di fuori, ti immagini. Sale di livello, va bene, però ci abbiamo 99 più 21, che anche con l'anello nuovo. Aia. Vedi che lui la lancia quella spada, perché appunto è l'arma che andremo a sbloccare se tutto va bene. Questa roba, va bene. E dai, dacci quest'arma. Ce n'è un altro, lui è fighissimo, uno sprite bello. Non so se c'era anche su Rondo of Blood, non lo so. Quanta magia ci abbiamo? 26. No, scusa, volevo dire 18. Vedi quanto aumenta? 20, vabbè, 2 al secondo. Tipo indietro. Vabbè. E daccela, dacce Starm. Non fa il tirchio. Almeno di XP ce ne dà un po'. Vabbè, rimane in posizione di guardia, vado. Oh, non lo sapevo. Dai, per favore, daccela presto. E questo è il sale, non so cosa serve. C'è l'arma secondaria stupida, non so. No, le toglie, però. Comunque sì, adesso io volevo un po' farmarla, perché questa... Se no che modalità abbiamo fatto, capito? Nel senso... Cioè abbiamo selezionato questo tipo di run apposta per vedere appunto queste cose un po' più particolari. Va bene. Cavoli, ma tanto con l'hack... abbiamo fortuna 99 più 21, mi pare strano che già non l'abbia data, cioè nel senso, come minimo subito la devi dare. Niente da fare. No, volevo dire un'altra cosa. Così tempo attacco.
Ah, per fare lo speedrun, demone ippogrifo, madonna, vabbè. Quanti boss ci sono? Minchia. Fighissimo, non sapevo ci fosse anche la funzione dello speedrun. Faccio prima fa così. Vieni qua, per favore. Critico, ma non abbiamo sbloccato nulla. Dai. Dai, viecce. Mamma mia, oh! Vabbè, poi lo possiamo rincontrare. Adesso ci provo l'ultima volta. Perché adesso magari sto finendo la vita, non è il caso. E finiamo sta. Anzi, si può trovare in un luogo molto più comodo lui. Anche se era bello adesso andare avanti con quest'arma nuova. Oh, anche qua, in verità c'è da farmare un'arma. Perché adesso lui si trasforma in uno spirito. E questo spirito, 1-2, dovrebbe dare quest'arma nuova. Ah, è vero, qua c'è il bersato. Eccola! È questa? No, forse questo è il drop. È il drop semplice, vediamo. Forse è la traduzione, perché non mi ricordo la figura. Elsa Croce Antinomorti, beh, è più forte di quella che abbiamo. Eh sì, è più forte del tirapugni, giusto? Eh sì. Non so se era questa la. Da questo colpo micidiale. Sì, bello, bello, bello. Vabbè, non c'avevamo quell'altra, ma ne abbiamo trovata una altrettanto figa. Ci sono altri muri segreti da sbloccare qua. Peccato, il tirapugni mi gasava perché però almeno abbiamo una spada. Una spada normale, insomma, con un range decente.
Non si faceva quel colpo? Eh sì, con mezzaluna, tanto i colpi con mezzaluna si fa. Va bene, andiamo. Quindi le statue indicano. Poi prima di andare di sopra voglio vedere una cosa. Giusto. Cotta curativa, qua è quella lì che faccio i passi e mi curo, vero? Vabbè, intanto mettiamola. Cioè io potrei star così per dire, capito? Questo è anche un livello di Castlevania classico che c'ha i pendoloni. Qua tutte armi da lancio, c'è la dinamite. Ah, qua tritolo si chiama. La TNT, vabbè, la stessa roba. E lo shuriken. No, voglio rimettere quella seria. Oh, Karazuman! Oh, pericolosissimo! Mamma mia, ho rischiato, eh! Ho rischiato veramente tanto con Karazuman, ovvero l'uomo corvo. Che infatti mi ricordavo ci fosse un boss qui. E qua siamo sopra dall'altra parte. Come se già dovessimo arrivare al boss finale, perché adesso vi spiego. Qua mi piace un botto, lo faccio. Che si accendono i. I leoni. E questo lì c'è un familiare tappeto che abbiamo visto nell'intro. Adesso ve lo faccio vedere tanto. E quindi niente, Karazuman, andiamo. Qua possiamo salire, perfetto. Vabbè, qua non è altro che dove era Richter tot anni fa, nell'intro, solo che per arrivare dove era lui abbiamo bisogno di ben altre abilità. E noi per ora possiamo fare solo un misero doppio salto, che dici niente. La Shamara è più forte della Holy Sword. Una mucca. Holy Sword è fortissimo. Cosa dice della spada sacra? Elsa croce anti non morti. Quindi contro i non morti farà un botto di più sicuramente. Però adesso mi sorge un dubbio. Fammi un po' vedere la mappa. Abbiamo il doppio salto e tutto. Ma dove caspita andiamo adesso? Io tornerei a sto punto all'inizio e rifare tutte quelle cose che cui serviva un doppio salto. E possiamo andare anche lì sotto nel sotterraneo, no? Lì dove in basso a destra dove si può scendere, perché no? Allora sì, vabbè, perché se noi andiamo qui e saltiamo non ce la facciamo, siamo al solito luogo dove abbiamo preso il doppio salto.
Ma qua va bene andare. Quanti soldi già abbiamo? Madonna, già ne abbiamo accumulati 1600. E qua dove eravamo quella volta? E prendiamo il teletrasbordo. Va bene, sì. E andiamo verso l'inizio. Infatti il leone è quello per andare da Dracula, tra virgolette. E siamo a quello dell'inizio. Andiamo qui, va. Qua non so se ci possiamo andare. Adesso sì, forse, eh. Ta-da-da. Ah, perché bisogna fare così? Vabbè, ma penso che uno ci possa andare. Basta fare così e poi così. Dai, vabbè, ho sbagliato io, però ci si può andare. Na na. Da, na 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 na. Cavoli che Alucard non ce l'ha fatta per poco entrare su Smash Bros. Quanto mi roga, bellissimo. Però c'è come assist trophy. Ok, e adesso possiamo fare qua. Max cuore. Siamo nel luogo dove ci ha sconfitto, dove la morte ci ha privato del nostro equip, ovvero qui. Però ancora non abbiamo la nostra spada official. Esatto, andiamo in questa zona qui che non ve l'ho fatta vedere bene all'inizio. E ci sono i uomini pesce tipici di Castelvania. E ce ne sono all'infinito. I Mermen. Qua c'è una porta segreta che si apre così, se non sbaglio. Io entro, no, aspetta, entro da normale, esco da lupo. No, non era così. Allora entro da lupo, esco da normale, o entro da lupo e esco da pipistrello. Boh, non mi ricordo. Forse necessito di un'altra cosa. Ti giuro, è una roba del genere. Vabbè, adesso non ci sto a pensare. Ah, però di là si può andare. Qua cos'è che c'è? Ah no, da qua ci torneremo. E allora andiamo avanti fino al
a quel sotterraneo lì, sì, andiamo lì. E poi adesso cioè, si farà subito. Tanto c'ho un vuoto di memoria, non mi ricordo adesso qual è la prossima fase, ma adesso noi facendo così, a volte non mi fa i colpi. Io andrei di sotto perché è l'unica a cui posso accedere adesso, poi intanto approfittiamo per raccogliere un sacco di roba. Perché è solo dall'inizio abbiamo sbloccato. Sì, poi non ci vuole niente arrivarci. Anzi, passiamo dalla scorciatoia quella con i boss forti. Anche se però non mi ricordo cosa c'è lassù. Vabbè, no. No, facciamo il giro lungo, che lungo, alla fine non è così tanto lungo, però. Madonna, questi che neanche con un colpo morivano. Sì, perché c'è quella location là, non mi ricordo cosa c'è. Così mi ripristino dal veleno. 126, madonna. Io mi ricordo in una partita, mi sa nella partita che c'avevo su Xbox c'avevo 1000 di vita, tipo. Bellissimo, perché l'avevo proprio spulciato sto gioco. Bisogna passare per il boss, vero? Ah, è proprio dal boss che in questa stanza qui. Ma non so se. No, vedi. No, infatti non c'era fuori. Vabbè, comunque siamo arrivati perché io devo arrivare lì sopra, anche vedere cosa c'è lì sotto. Lì sotto ci dovrebbe essere quella porta che si apre. Vabbè, se passavo dai potenti forse era meglio. Ah, qua sotto, perché non ci sono andato? Ah. Forse perché ero morto e non me l'aveva sbloccato, va bene.
perché dopo per sbloccare quel punto lì ci vuole. Allora, vi ricordate qua c'era più avanti una porta chiusa con il sigillo magico, ma noi è da mo' che abbiamo, dall'inizio di questa puntata che abbiamo appunto questa nuova opzione. Sì, io so tutto calcolato. Ah, andiamo nella stanza dell'orologio adesso, se ci passiamo per caso, va bene. Formaggio. Ah, adesso possiamo salire qua e andare. Eh sì, ci andiamo dopo allora. Dove dico io, dai, facciamo prima questo. Cioè, quest'ultima mezz'ora ci facciamo gli Orlorox, come si chiamavano? Ecco, i quartieri di Orlorox Quarter. Ah, io come mi ricordo, è troppo bello. I quartieri di Horrocks, giustamente, un altro che è un generale di Dracula. Stavo per dire di Batman, vabbè, la stessa cosa. Ok. Infatti di qua non è considerata la mappa. Qua vuoto era. Doppia lama, è forte sta doppia lama. Una mucchia. Ah, me la droppa anche lui la doppia lama, tu pensi? No, il time stop no. Però già qua c'è il cambio di location. Perché qua cos'è che c'era? Il Colosseo che non ci interessa. E troppa roba abbiamo. Colosseo dopo. Facciamo prima i quartieri di Horrocks. 1, 2. Questo non mi ricordo, è forte. Chi ha un martello così grosso è per forza. È forte per forza. Martellone. Lancia sta cosa, mica fa male quello che lo lancia, infatti non ho mai capito. C'abbiamo 1500 rimanenti. Qua purtroppo non ci si può andare. Ma anche qua cambio di location. Ah, beh, e c'è il teletrasporto Capricorno, chiamiamolo. Sus. E mi ricordo c'era un boss da ste parti. Forse quando potrò andare su. Andiamo al Colosseo, allora. Mamma mia, ho visto la morte in faccia.
Andiamo un po' al Colosseo. Tanto abbiamo fatto tutto. Colosseo, che boss c'è? Manco mi ricordo. C'è... Ah, ok, il Minotauro e il Lupo Mannaro insieme. Classiconi anch'essi di... Va a livelli, quindi noi... Ah, è vero che bisogna prendere la forma... Ecco, la forma nebbia, eccola, è quella lì, giusto. Allora andiamola a prendere, no? Questo siamo, sono... vedi, questa è la biglietteria, c'è cioè in tutti i piani. Sono al piano numero 2, come è scritto nella colonna. Ci sono gli spalti. Maestro spada. Troppo qualcosa di figo. No, ah, è vero, prima c'è il boss, giustamente. Oh, Rick, vedi che Richter qua è figo. Come è possibile che Richter sia cattivo? Devo stare molto attento, Ah, già morti? Ma stavo scherzando. A Belmont for certain. So he says he's the lord of this castle. Sospetto. Oh, alla faccia delle stat abbassate. Boh, ho usato delle... Oh! Maledetto. Ah, beh, adesso aspetto l'ascensore, sennò mi fa arrabbiare. Portami su. Ah, ho ottenuto forma di lupo. Cioè, la forma di lupo, la nebbia. Ma cosa stai dicendo? No. Scusa, No, c'è qualcosa... Cos'è successo? Ecco, ecco! Forma di lupo trasforma in nebbia. Ma te pare possibile una traduzione del genere? Dai, però! Con che tasto è poi sta merda? Ma perché non mi fa tornare indietro? Perché forse la forma nebbia iniziale solo se ci sei pari te la fa? Sto usando tutti i grilletti, ma tanto con che tasto era? È attiva almeno. Ok. Vabbè, io rifaccio il giro comunque. Mettiamo, non c'ho voglia di discorrere, mi sa che devo essere sul piedistallo preciso, almeno la forma iniziale.
Maestro di spada, dici, dropperà qualcosa di figo, no? Non lo so. Io voglio andare prima di qua a sto punto. Cioè, guarda quanto è vasto il Colosseo. Devo fare una magia fuori. Oh, zitti che non ho salvato, figli di... Allora, innanzitutto mangio qualcosa, poi vi faccio vedere cosa ho trovato, che è una roba incredibile. Fammi un formaggio, va, visto che me l'aveva droppato quell'altro... Vabbè. Non c'era una pozione anche da qualche... Ultra pozione. Quanto mi dà? 100, mamma mia. Mi ha dato l'asta scudo. Questa è una roba incredibile. Praticamente con ogni scudo si spera. Calmi, allora. L'asta scudo con ogni di... fa una magia in base allo scudo equipaggiato. Per esempio, io stesso ho Shield Knight. Allora, con indietro avanti fa ste robe che non ho mai capito cosa siano. E sappiamo che, siccome non ho capito, mi pare che era con la mezzaluna. Vedi, con indietro avanti fa sti robi che non ho capito. Vabbè, adesso noi rimettiamo la spada sacra. Ah, l'asta scudo, ma aumenta anche la difesa. Molto efficace con lo scudo, esatto. Però che comandino era? Io mi ricordavo con le mezzalune. Però dai, ve la faccio vedere la prossima volta, perché non sto a cercare. Guarda che lui gli dispiace che il gufo è morto, quindi rimane così. Quanto mi fa pena... Poverino. Però sono fighissimi. Ah, c'è lui che stava... il campo santiere, che stava lì tanto bene con un po' di sake, anzi un po' di tè verde qui. No, qua non c'è nessun secret. Voglio prima uccidere lui. Ah, dopo il gufo che si dispera, guarda. E poi? E poi si entra, e poi torna all'attacco. Povero gufo. Quindi abbiamo preso l'asta scudo in quella stanza pericolosissima piena di nemici, ecco. Ah, qua c'è il salvataggio, perfetto. Comunque andiamo verso la chiusura di questa puntata, che sono quasi le 8. Però vabbè, in verità ho cominciato più tardi, quindi si potrebbe sforicchiare un po'. Quindi abbiamo la forma nebbia. Oh.
lui è armaduro, mica. Mica pizzi e fichi. Ma come, questi li uccidevo con una pugna 103. Ah, sì che ti rimpallano questi. Ok, qua è dove abbiamo preso quella roba lì. K-Sangue, questa me la ricordo. Converte danno in cuori, però mi abbassa sia fisico che fortuna. Perché la K-Elfica mi dava un po' di fortuna in più. Mi dispiace, ma tengo questa. Poi lui dovrebbe dare lui anti-licantropi. Ah, è vero, non ho controllato questo. Elmo d'acciaio che mi dà int un po' di meno. Elmo d'avventuriero standard, proprio grezzone. Il topazio. Ripristina PS da danno veleno. No, preferisco quasi l'anello topazio. No, però faccia di pietra mi piace. C'è il Behemoth dietro che è un boss è di Vampire Kiss, ma anche su Rondo of Blood ci deve essere. Proprio lo stesso sprite, però maciullato. Comunque io, forse per me farei la run, starei sempre in live, solo che dopo quando lo vado a convertire su YouTube la gente dopo un c'ha voglia di vedere 4 ore di video. Anche loro davano un drop interessante, se non sbaglio. Ah no, c'è una stanza qua da vedere. Ma quanti salvataggi ci sono? E cosa c'è rimasto da vedere qui? Ah, ho capito dove devo uscire, perfetto, è tutto un programma. Esco da lassù. Però ancora non c'ho la corazza spaccaculei, che non mi ricordo dove si trova. Ma lui sa cosa ti dico? Dov'è sto ascensore? Ascensore? Rompiamo quella shortcut.
Vabbè che adesso ci abbiamo la... Come si chiama? La nebbia, la famosa nebbia. Perché io voglio dire una cosa. E io che tasto avevo usato, scusa. Comunque c'è un bug, perché prima tanto sono passato. Tanto la nebbia deve essere uno di sti tasti, se non è qui, se non... L1 è il lupo, no? Ma io ce l'ho, scusa. Trasforma in nebbia, trasforma in lupo. Vabbè, no, smis... Stupido. Guanto. Guanto. Attacco più 5, no, ma preferisco l'anello mistico. Ma porca miseria, allora, qual è il tasto della nebbia? Tanto sono passato, ah, con tutte e due, con L1 perché non bastavano i tasti. Ok, ci sono. Vabbè, tanto non ci devo passare lì. Adesso sono io d'inverno con la coperta, qui vado in giro con la coperta, così sto. Ok, sì, qua tutto dritto. Quindi abbiamo scoperto che Richter è il padrone del castello. Questo è lo sparafulmini, ma non mi fa impazzire, sinceramente. La pistola. Qua, guardate dove siamo. Ebbene sì, siamo di nuovo qua. Però qua volevo dire una cosa, già che ce l'ho. Esattamente. Proprio qui. Stella fatale, tipo una morning star. Questo mi ha ucciso praticamente. Dei piccoli gingilli qua. Ai ai ai. Oh, cosa c'è qui? Dai. Mi sa che lì non ci si può andare. Quello è un oggetto fico, mi sa. Vedi, a volte non cammina il pupino, non so.
Allora, stipendenti segreti non me li fanno prendere. Poi tanto non è che scompaiono, però. Ok, siamo di nuovo qui. Che dire? Allora, stavolta torno di qua. Qua salvo a destra, a sinistra, voglio dire. E torniamo al punto iniziale e passiamo nella scorciatoia dei bossoni, come dicevo prima. Perché dopo andavamo verso la stanza degli orologi, abbiamo fatto questa piccola deviazione perché abbiamo trovato aperto lì e lì ci ha fatto gola andare ai quartieri di Horrocks, che però ancora non possiamo fare niente. Bella sta run, non vedevo l'ora di fare un altro episodio. Ieri purtroppo non ho potuto. Allora, sì, qui abbiamo detto che purtroppo ancora non possiamo andare. Ma noi andiamo avanti, avanti, avanti. Ah beh, sì, ormai è meglio passare da qui, sì. Non ha senso tornare indietro. Quanto ci manca? 1077 per salire. Beh, abbiamo fatto diversi boss, però. In questa run. Abbiamo fatto anche un bel drop carino, anche se mi aspettavo meglio. Soldi sempre, vabbè, ne abbiamo fatti già un botto. Perfetto. E siamo di nuovo qua, dove dobbiamo andare, praticamente. Ah, forse so anche dove concludere questo secondo episodio. Questo, no, lì vai giù, vedi, saremo sgappati fuori da qui. Aspetta, fammi salvare perché non so se sa mai. Tavola Ouija, perché ha cambiato il boss già? Perfetto. Beh, non lo so se faccio in tempo, però intanto potrei andare nel luogo preparati. Ecco, facciamo così, andiamo nel luogo preparatorio, perché comunque già oggi abbiamo fatto diversi boss. Vabbè, abbiamo fatto la torre dell'orologio, beh, abbiamo fatto grandi robe. Perché non me ne rendo conto, però. E siamo qui, che va all'Horrocks Quarter. In verità dopo possiamo andare anche. Ah, però vedi, dopo lì non si poteva più proseguire perché serviva qualcos'altro. Però è vero, se noi abbiamo il tempo, la boccetta, il fermatempo, potevamo accedere a all'altra zona.
Eccolo. Sai che ti dico che... Vabbè no, ci torniamo al ritorno, perché tanto è qua. Adesso dobbiamo andare di qua, è chiuso giustamente. C'è questo pavimento strano. No, quello del tempo lo famo un'altra volta. Invece noi andando qui... Esattamente. Ora possiamo andare qua, che sblocca un tasto alla Super Mario, ovvero così. E si è aperto quel pavimento che ho fatto vedere prima. Oh, a volte i controlli non è che siano al massimo, Perché... Qua... Perché qua invece non sono mai andato? Ah, perché anche qui era chiuso. Però se noi andassimo qui cosa c'è? Perché non è segnato sulla mappa questo piccolo slot. Quindi anche qui c'era quella chiusura, diciamo. Allora, invece adesso qua si dovrebbe essere aperto. Perfetto. E ci sono i sotterranei, come si chiamano? Caverne sotterranee, giusto? Qua c'è qualcosa di segreto. Qua c'è il salvataggio. 100%. Quasi chiuderei qua, controllo un'ultima cosa. Perché possiamo andare sia qui, giustamente. Ah, di qua non è segnato da nessuna parte. Ah, un max art. Un muro segreto. Bandana. Giustamente basta così. La bandana protegge la testa, però mi abbassa tutte le statistiche. Ta-dam. Ecco, mi è apparso quello sullo schermo che si spegneva. Ah, e qua scendiamo. Ma lo vediamo un'altra volta. Perché poi qua si scende per un'altra situation. Eh sì. Lanciere, ascere. Cioè, visto che lo shottiamo tutti, perché mi pare strano che questa... Pensa se abbiamo le statistiche normali, va bene. Sì, perché adesso dopo, la prossima volta, ci facciamo tutte le caverne sotterranee fatte bene. Perfetto, e così si conclude la seconda puntata della Luck Mode di Symphony of the Night. Grazie per chi c'è, per chi c'è stato e chi ci sarà. E ci vediamo alla prossima, dai, il prossimo episodio cerchiamo di concludere entro i primi prima settimana, no, prime due settimane di dicembre, così si può andare in vacanza tranquillamente. Buona.